Ciao ragazzi e benvenuti su GuitarTube. Nella puntata di oggi sono venuto qui a Tot per la musica ad Alghero. Infatti ringrazio Fausto che mi ha atteso, dovrebbe chiudere il negozio, ma io sono qua e mi sono impossessato di queste quattro PRS, la Silver Sky, la SE, quindi l'ultimo modello uscito dalla casa americana, però low cost, perché come ho visto qui dalla targhetta prima siamo sotto i 1000. Proverò tutte e quattro queste chitarre nei vari colori. Ora non voglio entrare nei dettagli, come dire, tecnici, queste cose le trovate su internet. Io sono qua solo per farvi vedere quanto è importante provare le chitarre prima di acquistarle, perché abbiamo quattro chitarre uscite nella stessa serie, uscite nella stessa settimana praticamente, arrivate qui in negozio e vedrete che vi dirò qual è quella che suona meglio tra queste. Partiamo con questa qui, ce l'ho, che il colore non è niente male. Però prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un bel like e seguitemi su GuitarTube. Fatemi sapere qual è la vostra preferita tra queste quattro, come colore, come suono. Sto usando un bellissimo Fender, il Pro Reverb, che è fantastico. E andiamo. Pick up al manico. Allora, primo impatto, questa non è male la regolazione, l'action è abbastanza bassa, morbida, i suoni dei pickup sono livellati, cioè non c'è differenza. Il radius dell'8,2 è particolare, bello sotto le dita, 8,5, quindi il radius 8,5, non mi sa che 8,2, lo sai, che era proprio strano, 8,5, 8,5 o 8,2 che sia, comunque. No, di là c'ho Alessandro che mi ricorda i consigli tecnici, però come ho detto non sono qui tanto per la chitarra in sé, ma per provarle tutte e quattro e capire qual è tra queste quattro quella che suona meglio e perché è importante acquistare nei negozi di strumenti, provando le chitarre. Allora, questa niente male, ci piace. Scolleghiamo questa, prendiamo questa azzurrina. Ecco qua, questa già vedo che ha l'action un po' più alta, il manico magari è leggermente da regolare, il truss. Faccio un po' più di fatica su questa qui. Qui li vedo anche un po' più sporgetti, pick up, quindi è regolata leggermente diversa dall'altra. Oggi in Sardegna ci sono tipo 42 gradi, fa un caldo bestiale. Questa non è niente male, però rispetto alla Purple, secondo me, molto meglio la Purple. Questa suona meglio. Decisamente regolata molto meglio rispetto alle altre due, quindi a tutte e due, a entrambe, sia la pink, questa rosa e quella azzurrina. Anche
anche qui pick up molto bilanciati. I toni funzionano benissimo anche su questa. Passiamo all'ultima. Ovviamente, quando voi acquistate uno strumento nuovo, non importa che sia nuovo, che sia costoso o che sia economico, dovete riportarlo dal liutaio per farvi fare un setup iniziale che piaccia a voi, quindi l'action, la curvatura, tutto quello che è la regolazione della leva, del vibrato, insomma, tutto quello che vi serve. Ora, io sto cercando di capire, a parità di come sono uscite queste chitarre dalla fabbrica, qual è quella che suona meglio. Per adesso il podio è di quella della white o yellow, non lo so, comunque questa qui, questa green, sentiamo un po'. Allora, tra le quattro io, ora, se dovessi comprare una adesso, prenderla e portarla a casa, quindi senza doverla riportare dal liutaio, perché proprio tra le quattro prenderei subito questa al volo. Le altre le potete comprare tranquillamente, rimettere, regolarle come vi piace, cioè questa tra le quattro è quella che per me è regolata meglio per come mi piace l'action, ma c'è anche, ci sono anche persone a cui piace l'action un po' più alta, quindi magari la purple andrebbe meglio, perché ha anche più output, avendo le corde più alte potete spingere di più. Però a livello di liuteria sono costruite tutte molto molto bene, ho visto proprio prima, non ci sono spazi tra i vari incastri, tra il manico, il corpo, cioè la costruzione è fatta davvero bene, le chitarre sono leggerissime, maneggevoli, belle da tenere in braccio, manici comodi. Ecco, l'unica cosa è la regolazione dell'action, in questo caso sì, questa è un po' più alta, quella più alta in assoluto è la verde, questa per me è quella che mi porterei a casa oggi, sicuro. Queste qui andrebbero dal liutaio un attimo per regolare come piacciono a me. Questa è l'importanza di acquistare nei negozi di strumenti, cioè sedersi, provare le chitarre, vedere quella che più vi piace e non pensate che molte volte, sapete, vi piace quel colore lì, ma se suona meglio quella dell'altro colore, prendete quella dell'altro colore, ok? Quindi a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata. Ringrazio Fausto per la disponibilità, per avermi lasciato provare queste 4 PRS così, al volo. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata e ci vediamo qui su GuitarTube. Ciao ragazzi, alla prossima!